Salve a tutti e bentornati su Stardew Valley. Quante volte lo devo ripetere? Perché non avete capito lo scorso episodio? Avevo detto nello scorso episodio che Stardew Valley non sarebbe uscito tanto spesso. Perché me lo chiede sotto ogni video quando esce Stardew Valley? Non posso farlo uscire spesso, ci vuole un bel po' a registrarlo, ci vuole un bel po' a prepararlo. E tra l'altro, visto che usciranno in futuro delle nuove versioni del gioco, non voglio andare troppo avanti nel gioco, perché altrimenti non ce le goderemo. Quindi, è questo il motivo per cui non esce così spesso, capite? È inutile che credete sotto ogni video, usciranno comunque a questo ritmo, non ci si può fare niente, è così. Ma quindi, visto che ormai siamo già qui, siamo in... Perché? Cosa è successo l'HUD? Perché questo è qua sotto? Ok, vediamo se... Oh, rimessa a posto, non so perché, ha fatto casino, va bene. Allora, dello scorso episodio ho preparato un po' di cose che ovviamente sono importanti. Oltre che abbiamo raggiunto... Oh, Linus ci vuole dare questo? Farid calamari, non è male. Qua sono cresciuti gli alberi, sono cresciuti un bel po' di cose in realtà dallo scorso episodio. Oltre a qua che siamo molto vicini probabilmente a far crescere le blueberries. Quindi sono felice. Ah no, forse sono già cresciute. Ah sì, sono già cresciute, le hanno già messe qua dentro. Ah, non le ho viste andare in funzione però. Ma guardali che... Oddio, non le avevo ancora viste in funzione i patatini qua, i Junimos. Chi lo sapeva? Ah, ok. Buono, 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 buono. Vabbè, vuol dire che stasera potremmo andare lì a controllare. Mi scusate, ho detto posto alla farm e poi andiamo subito alla cosa importante. Qua tra l'altro mi sembra di aver raggiunto un paio di mayonnaise machine perché mi ero trovato fin troppe uova dentro il pollaio e quindi ho dovuto aggiungere altre macchine della mayonnaise perché sennò non avrei mai finito di fare tutte. Ah, ha iniziato il festival, merda, dovrei andare là. Ho pure preparato gli oggetti per farlo funzionare bene come la scorsa volta, quindi adesso li vado a prendere. Ok, forse allora vi devo far vedere le altre cose che ho fatto nel prossimo. Ah, porca troia, perché mi mette il coso là sopra? Odio la gamepad mode. Non so perché si attiva, non c'è neanche collegato un gamepad. Devo andare al luau in fretta. Vado a prendere le cose che ho messo qua nella chest. Allora, vediamo cosa ci ho messo. Non mi ricordo, il fatto è che non mi ricordavo quante cose mi servissero per far andare bene il luau. Oddio, sto per morire. Quindi ho preparato quattro cose, ma non mi ricordo quanto bisogna portarle. Perché se non sbaglio, large goat milk dorato, il goat milk dorato, un vino di ogni tipo dorato e il goat cheese dorato dovrebbe andare bene. Quindi adesso vediamo come ci va, perché non mi ricordo sinceramente come cacchio si facesse. L'ho fatto tipo un anno fa ormai questo evento qua, quindi l'ho dimenticato. Poi stasera va avanti da un anno, appena realizzato, anche di più. Pacca troia. E qua andiamo alla festival. Ovviamente qua non ve lo farò fare troppo lungo perché l'abbiamo già fatto una volta. Quindi devo fare così, devo cliccare. Ci devo mettere qualcosa. Posso aggiungere altro? Ah no, soltanto un oggetto, ok. Per un attimo pensavo che ce ne fosse più di uno, non so per quale ragione. Quella Lea, perché stai a giro con lui? Mi stai tradendo? Elliot, te, non mi fido di te. Lea è mia moglie e la gente dice che ci devo fare un figlio, ma non so perché, non ho mai capito qual è il vantaggio di farne uno. Quindi ciao Lewis, governatore, ciao governatore. Guarda che bella faccia che c'ha il governatore. Pacciocosissimo. Vuoi iniziare con il luau? Certo che voglio iniziare con il luau. Così mi danno tutti un pochino di amicizia in più. E forse riesco a guadagnare qualcosa. Probabilmente mi arriveranno molte mail nei prossimi giorni se riesco a salire di lì di amicizia con un po' di persone. Bene ragazzi, è tempo di partecipare alla grande cerimonia. Bla 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 bla. Spero che abbiate messo tutti gli ingredienti di qualità. Va bene, sì, lo so, l'abbiamo già fatto. Potete fare un po' più in fretta. Ci avrei cose da fare, sinceramente. Il governatore vuole assaggiare? Col cazzo! E se ne va scappando. Guarda come se la beve, tutto felice. Oh, è la migliore zuppa che abbiamo mai mangiato. È quella dell'anno scorso? Cos'è, lo dici ogni anno? Non ti fidi di me? Secondo me qua ci sono dei favoritismi, ci sono dei complotti, ci sono delle cose che non mi piacciono, perché non può essere ogni anno la migliore zuppa che hai assaggiato, ok? Hai ragione, è deliziosa. Wow, anch'io voglio assaggiarla. Ehi, gente, venite tutti qua e buttatevi e fate il bagno nella zuppa, perché... siamo diventati cannibali, non lo so cosa sto dicendo. E vai, torniamo a casa. Adesso però, già che ci siamo, queste cose qua le vendiamo perché se ne frega. Vorrei un attimo mettere a posto comunque la farm, perché ci sono alcune cose che non ho finito di fare. Vediamo quant'altra roba c'è. Ok, abbastanza. Qua ci sono le gold bar che voglio vendere. Sta diventando la mia nuova fonte di denaro, perché ho finito di cuocere tutti gli iridium. Quindi non vedevo nessuna ragione per cui non iniziare di nuovo a vendere le gold bar, che comunque valgono abbastanza soldi. Potremmo iniziare a vendere le Iridium Bar, perché ne abbiamo talmente tante che potremmo venderne un po'. Vorrei vedere quanto valgono però, perché non ne sono sicurissimo. Vorrei venderne un pochino oggi, giusto per vedere quanto... se ne vale effettivamente la pena. Qua dentro speriamo che non abbia fatto. Porca troia, l'ha fatto. Comunque una cosa bella, però chiaramente c'ho poco tempo adesso. Devo mettere tutto a posto. Se scegliete da parte, perché ovviamente ci vorremmo fare il vino, perché il vino di questi qua vale molto molto molto. Poi potremmo anche ripiantare. No vabbè, non li ripiantiamo per il momento. Dai, non andare a letto troppo tardi, perché sennò domani facciamo schifo. Devo aver fatto abbastanza. Di mining vale abbastanza. 3750 comunque è buono per guadagnarlo ogni giorno senza alcun problema. 33.000. Pian piano stiamo guadagnando un po' di soldi, ma dovremmo arrivare fino a 10 milioni, quindi... è piaciuto tutto qua. Ci metteremo molto tempo adesso. Aspetta,
È cresciuta questa. Ok, cazzo. Siamo il 12 d'estate del secondo anno e abbiamo la nostra prima Ancient Fruit. Ma a cagare. L'unica cosa che mi è andata di sfiga in questo gioco è stato tanto questo. Ah, tremendo. Vuol dire che adesso sicuramente la prenderemo. Ci cercheremo di fare dei semi e li ripianteremo qua. Perché qua dentro voglio prima o poi verso tanto degli Ancient Fruit. Bene. Oh, che bello l'Ancient Fruit. Finalmente ci è voluto 12 anni. Oh, sono pure riusciti. Gli Oni. Perfetto, perfetto. Qua, Seed Maker, non vi ho ancora utilizzato. È arrivato il vostro momento. Voglio 3 semi, dai. Può andarci a culo per 3 semi. Speriamo di ricevere 3 semi. 2. Vabbè, va bene. Comunque è meglio sempre di uno, perché può pure dartene uno ed è fastidioso ricevere soltanto uno. Andiamo a comprare 2 Deluxe Speed Grow. Andiamo, mio bellissimo trottalampo. Di tutte le cose che volevo fare in questo episodio non ho ancora iniziato a fare un cazzo. Quella ragazzo, dammi tutti i tuoi. Dove cazzo sono? Deluxe Speed Grow. Vale, quanto costano? Tipo 150. Io no, 630.000. Sono un po' più ricco di te. Vediamo pure com'è andata la nostra amicizia con le altre persone. Siamo a... Ah, loro non ha ancora niente. Però vedi, abbiamo un cuore, 2 cuori con qualcuno. Non siamo messi così male. Va bene, buttiamo, adesso distruggiamo un paio di questi. Te e te. Mettiamoci i deluxe e ci mettiamo i 2 ancient seed. Così piano piano inizieremo ad averne qualcuno di più. Ci è voluto davvero molto tempo. E ci è voluto pure davvero molto tempo per mostrarvi che cosa ho fatto tra lo scorso episodio e questo. Perché qua forse l'avete visto prima, ma c'è un nuovo passaggio. Perché c'è un nuovo passaggio? Perché nello scorso episodio avevamo messo a costruire il slime hut, non mi ricordo come si chiama. Però abbiamo costruito questo. Qua ci faremo delle cose carine. Quindi adesso dovremo fare un pochino di cambiamenti in questa zona. Tanto entriamo, perché poi è successo un evento dove mi è arrivato l'avventuriero che mi ha portato, mi ha detto: anch'io da ragazzo ero un allevatore di slime. Se vuoi iniziare a fare l'allevatore di slime, tieni questo slime. Ho cercato di capire cosa serve lo slime hut e quanto può essere utile. E da quello che ho capito, non è molto utile. Se vuoi costruire uno slime hut, è principalmente per metterci dentro le cose per fare il vino e le cose del genere. Quindi non è per il suo scopo originale, ma io lo voglio comunque fare. E qua, questo è un incubatore. Potremmo pure crearne altri in futuro, ma per il momento creiamo questo incubatore. Ci mettiamo un uovo di slime. Prima potrebbe crescere dello slime. Gli slime potrebbero deporre delle specie di uova che possiamo rompere e ricevere dello slime. Ma se abbiamo slime di colori diversi, possono pure darci minerali. E questo è uno dei pochi modi per farmare costantemente iridium. Quello sarebbe il nostro obiettivo finale. Però non so come cazzo funziona, ho cercato di capirlo, non ho capito un cazzo. È difficilissima sta cosa. E non abbiamo finito, perché qua voglio iniziare ad aggiungere una cosa. Una cosa molto importante, anzi. Potremmo pure fare qua sotto. No, sto pensando a come organizzare le cose. Perché qua voglio iniziare a metterci anche Crystallarium. Perché sono del stesso colore dello slime mat e quindi starebbero bene esteticamente lì. E se volessimo fare degli altri Crystallarium, 5 gold bar, 2 iridium bar, un battery pack, potremmo farli. Prendiamo un po' di questi. 432 iridium bar. Oh, che bello. Eppure i battery pack. I battery pack dove ce li ho? Qua. Ne ho 36. Quanti ne possiamo fare? 5, 6. Cosa ho finito? A stone. Ok. Finché stone posso andare avanti. Non mi preoccupo. 9, 10. Adesso ho finito l'oro. Va bene. Vuol dire che i prossimi pezzi di oro che creerò non li dovrò vendere. Facciamo così. Voglio vendere 12 iridium bar. Giusto per curiosità. Perché 400 iridium bar non credo che le utilizzerò mai così tante. Potremmo utilizzarle e fare delle cose esagerate, ma è semplicemente per divertirci e farlo nel caso. E inoltre qua ci dovrebbe essere un altro di Crystallarium. Yes. Prendiamoci pure il diamante, perché dovremmo sicuramente fare diamanti senza alcun dubbio. Mettiamolo per bene qua. Qua ci mettiamo un po' di Crystallarium. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo abbastanza. Pensavo di averne fatti di meno. Sì, così va bene, non è neanche brutto l'aspetto. Quanti ne abbiamo ancora? Ne abbiamo 3. Facciamo pure così, tanto le volevo mettere pure qua. Dai, non è neanche brutto l'aspetto. Mettiamoci qua un diamante e aspettiamo. Adesso abbiamo finito di fare questo, sono le 5:50. È arrivato il momento di fare una determinata missione che non abbiamo ancora iniziato. Che è una delle più importanti del gioco, ma non abbiamo ancora iniziato. Perché sono un po' un... pallone, non lo so, mi viene in mente pallone, non so per quale ragione. Ovvero, dovremmo avere una Rainbow Shell da parte, l'avevo tenuta da parte. Perché voglio iniziare le cazzo di missioni di Mr. Key. Perché le missioni di Mr. Key ci faranno fare delle altre cose con Mr. Key, che ci potranno sbloccare delle nuove zone del gioco che non abbiamo ancora esplorato. Ah, Linus, vieni qua, ti regalo questo. Perché non c'ho niente da regalarti. Grande Linus, voglio avere 10 cuori con te, quanti ne abbiamo? Abbiamo quasi 10. Per iniziare le missioni di Mr. Key bisogna per forza andare qua sopra, completamente a caso, e mettere qua dentro una Rainbow Shell. Perché non entra? Non è una Rainbow Shell, era un battery pack. La Rainbow Shell, se non sbaglio, si arriva dopo, giusto?
Sono scemo io? Perché mi confondo? Perché non gioco questo gioco da un sacco di tempo. Forse avete ragione, dovrei portarlo più spesso. Forse era tutto completo. No. Quest'estate non abbiamo ancora avuto una tempesta. E questo mi dà un po' fastidio perché vorrei delle altre battery pack. Perché ce ne serviranno sicuramente più di 25. Spero inizino presto perché sono 12 giorni che non c'è assolutamente una goccia di pioggia. E non voglio semplicemente la pioggia, voglio proprio la tempesta con i fulmini. Vediamo se adesso ho fatto bene, se me lo ricordo giusto. Se no devo andare a controllare sulla wiki. Ok. Non ci posso mettere dentro questo? No, vado a controllare sulla wiki. Ah, dice nel tunnel. Dove cacchio l'avevo messo la prima volta? Una cosa così piccola che non me la posso ricordare. Posso entrare dentro questo tunnel? Posso entrare quello vicino a casa dei tunnel? Ma c'è un tunnel? Devo entrare qua dentro? C'è una scatola qua dentro? Non mi ricordo ci fosse una scatola qua dentro. Vediamo un attimo. Adesso mi inizia pure a prudere l'occhio. Perfetto. Dovrebbe essere una cosa qua nascosta. Tanto che non si vede un cazzo perché è questa. Ok. Vedi? It's a battery powered lockbox. Unfortunately there's no battery in it. Bisogna metterci dentro la batteria. Oh, la lockbox aperta. Dentro c'è una nota. Il tuo primo obiettivo è portare la Rainbow Shell alla train platform. Oh, ma porca troia. Mi ricordavo male. Ho fatto le cose nell'ordine sbagliato. Pensavo di prima dover portare quello e poi mi diceva di portare la batteria. Anche se poi la batteria mi sarei dimenticato dove dovevo metterla, quindi sarebbe stato comunque un casino. Ma vabbè, non è un problema. Continuiamo la quest domani, non è un problema, no? Farming 36.000, mining 15.000. Perché abbiamo venduto le Iridium Bar. E le Iridium Bar valgono un sacco. No, le Iridium Bar valgono 1.000 ognuna. Però valgono 1.000 ognuna. Vale la pena venderle. Non mi piace venderle però. Se valevano tipo 2.000-3.000 l'avrei fatto molto volentieri. Ma così forse no. È iniziato a piovere. L'avevo chiesto ieri. È iniziato a piovere. Fantastico. Sono felicissimo. Gas mi insegna a fare il salmon dinner. Perfetto. Va bene. Prendiamo sta cacchio di Rainbow Shell. Adesso facciamo una missione. Perché mi ha detto di portarla là. E dovrebbe essere là dove l'ho messo il cavallo qua sotto, va bene. Andiamo verso questa grande avventura. Perché poi la prossima missione dovrebbe essere di chi dovrebbe essere nel deserto. Dovrebbe essere subito nel deserto o dovrebbe essere più avanti nel deserto? Non me lo ricordo. Dobbiamo metterti qua dentro. Ok, metti la shell nella box e immediatamente c'è fuori una nuova nota. Ottimo, adesso porta 10 bits dentro il Myros Fridge, il refrigeratore del sindaco. Perché devo portare 10 bits là dentro? C'ho 10 bits? Devo piantare le bits? Di che periodo sono le bits? Aspetta. Perché se ne ho 10 da parte, ci avevo pensato un sacco di tempo fa, sono molto felice. Ma non credo di averci pensato. Siamo nella merda. A che periodo crescono le bits? Aspetta. Ah, ok, crescono in autunno. Perché se crescevano in primavera avrei dovuto spaccare delle strawberry dentro la mia greenhouse per farlo. Ma visto che crescono in autunno, potremmo pure semplicemente aspettare. Tanto sono qualche giorno. Va bene, allora continueremo la quest key tra un bel po', perché tanto non è un problema, non sono cose che ci aiuteranno a diventare ultra ricchi, non sono cose che ci permetteranno di andare verso un nuovo mondo, sono semplicemente una quest che richiede un po' di tempo. Tra l'altro, se ve lo chiedete, se sono arrivato a livello 10 a pesca, no, neanche lontanamente. Questa volta sono deciso di non farlo in alcun modo perché lo trovo assolutamente noioso, basta. Ho deciso che finirò la serie quando arriverò a livello 10 di fishing. Clint è ancora aperto, speriamo di sì, incrociamo le dita perché lo stronzo lì chiude alle 3.30 di pomeriggio. Come cacchio si permette? Cliente, ti prego, devi ancora lavorare. Oh, grazie. Devo comprare un pochino di coal. Un treno sta passando da Stardew Valley. Ok. Forse se facciamo in fretta riusciamo pure a beccare il treno. Non ci passiamo mai noi al treno per vedere se ci dà qualcosa. Dobbiamo essere molto molto veloci però. Vai, 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 se ci riusciamo. È la prima volta che mi riesce a funzionare sta cosa. Perché è una meccanica che non mi piace per niente, perché devi essere per forza là, devi interrompere tutto quello che stai facendo. In questo momento non sto facendo niente di importante, quindi potremmo riuscire a farcela. Ho fatto molto in fretta perché riesce a enfatizzare il fatto che stiamo cercando di andare veloci. Ok, sta passando in questo momento. Dammi qualcosa. Spero mi dia qualcosa. Dammi qualcosa. Ah, buttati sotto. Buttati. Ah, combatti il treno. Muori treno. Ah, non mi date niente. Non è uno dei treni che mi dà qualcosa. Che tra l'altro ci sono pure dei treni che non ti danno niente. Quindi abbiamo sprecato tempo a venire qua. Però ho cercato di combattere contro un treno. Questo è un dato positivo. E posiamoci qua, abbiamo un cazzo di vita in questo momento. Senza maschera, dopo anni. Sono venuto qua dentro semplicemente per un minimo riposarmi, perché ho 62 di vita di 140. Sono un po' distrutto. Guarda come sale. Oh, non sopporto che qua non puoi correre. Non correre sul bordo della piscina, è bagnato. Io sono mezzo scheletro, non ho alcun problema a correre sul lato della piscina. Le ossa vanno un buon attrito contro il pavimento, ve lo assicuro. Anche se in realtà è semplicemente una maschera, non ho le ossa esposte, ma vabbè. Vediamo quanto soldi abbiamo fatto stanotte. Sta giornata, non stanotte. Non molti, perché non ci è cresciuto quelle cose importanti. Ho avuto tanto questi qua, che sono la nostra introiti costanti, va bene. Abbiamo praticamente ricoperto le spese del coal. Ma quindi, penso che per questo episodio possa essere tutto. Abbiamo perso un sacco di tempo a casa del Luau. Come cazzo si chiama? Abbiamo finalmente
fatto che esce un cavolo di Ancient Fruit, e sapete da quanti episodi ne volevo uno. Abbiamo iniziato da questi Mr. Key, che potevo organizzare meglio in passato, ma mi ero dimenticato per... Vabbè. L'unica cosa che non ho fatto perfettamente, ma non credo sia questo enorme problema. Stiamo guadagnando un bel po' di soldi. Abbiamo iniziato la Slime Hut. Dovremmo vedere come portarla avanti. Oh. Spero che siate felici dell'altro episodio di Stardew Valley, perché il prossimo non arriverà prima di un mese o qualcosa di simile, come al solito. Ma quindi, spero che abbiate apprezzato. Spero nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Tra l'altro me l'ho dimenticato, è Mr. Meow. Purtroppo non gli ho potuto dare il vero nome perché non ci stava proprio con i caratteri. Vabbè.